Ciao Massimo, siamo con Massimo Scarpis di Corso 12, startup incubata o accelerata da H Farm, cioè la struttura di Riccardo Donadon nella campagna, nelle nebbie del Trevigiano, credo. Sì, in questo periodo sì. Allora, innanzitutto chi è Massimo Scarpis e qual è il percorso? Tu quanti anni hai? 27. Ok, quindi esclusa l'infanzia, diciamo, com'è che sei arrivato a decidere a un certo punto, voglio fare l'imprenditore. Cioè, il mondo del web mi ha sempre affascinato. Ho iniziato presto, giovane, e nel 2006 avevo fondato un portale che voleva portare tutti i punti vendita al dettaglio di moda online. È stata una bella avventura, però è finita prematuramente proprio perché ero decisamente in anticipo sui tempi. E poi mi è sempre piaciuto appunto questo mondo. Nel mentre studiavo a Venezia economia aziendale, ho avuto una piccola parentesi nelle imprese, tra virgolette 1.0, che è appunto un'impresa familiare, che opera nel campo della produzione di calze e moda comunque. E poi volevo rituffarmi in questo mondo perché alla fine era questo che mi piaceva e appunto grazie a Farm ho avuto la possibilità di fondare Corso 12. Quindi tu vieni da una famiglia, diciamo, di imprenditori? Sì, sia mamma che papà. Ok, quindi diciamo è nel DNA, non è che dici, sai, sto facendo una cosa strana rispetto a quelle che sono le aspettative di mamma e papà, insomma. No, perché voglio dire, Sì, no, forse la cosa non... più strana è che è un mondo ancora, per certi versi, di difficile comprensione, nel senso che noi lo capiamo benissimo, forse le dinamiche ancora non sono poi così chiare per tutti, nel senso che il rischio poi è sempre di non capire, no, questo mondo, di non capire come funziona, di non capire quanto realtà di questo tipo possono essere dannatamente serie e dannatamente possono diventare anche molto molto importanti. E quindi sì, però ho, diciamo, nel DNA un po' questa cosa. Senti, quanto sei un'eccezione, per esempio, rispetto ai tuoi coetanei? Sono l'eccezione nel mio gruppo di amici, diciamo che sono l'unico che lavora in questo settore. Tutti gli altri lavorano comunque, lavorano in imprese appunto Come non dipendente. online, sì, e come dipendenti. Ok, quindi diciamo esempio familiare, voglio fare l'imprenditore anch'io, fai un primo tentativo, studi economia, a un certo punto come arrivi a Donadon? Cioè, Per caso, per caso. stavo navigando in internet. La cosa strana è che io, pur essendo qui di Vittorio Veneto, quindi sono 60-70 km da qui, molto vicino, non avevo mai avuto contatti con Farm. E poi un giorno navigando per caso leggo un articolo che parla di Farm e ho subito pensato che se l'avessi scoperta nel 2006, quando peraltro già esisteva, forse sarei riuscito meglio anche nella precedente avventura e così decido di venire e di propormi qui. E anche perché comunque oggi è vero lanciare una startup internet, lo si può fare in un garage, lo si può fare con gli amici, però è comunque necessario avere una solida base finanziaria che poi aiuti lo sviluppo e effettivamente permetta alla startup di arrivare al mercato. E quindi hai bussato, come dire, presentazione a freddo, come si suol dire, no? Chiami e dici: guarda, io avrei questa idea. Messaggio su Facebook. Ah, proprio, ok, contattato su Facebook, fantastico. E quindi comincia questa interlocuzione. Quanto era raffinata l'idea quando tu sei andato a parlare con Riccardo? Io no, è stato un processo
un po' più lungo, non è stato proprio così immediato, nel senso che ero venuto qui e poi io la mia idea iniziale era ancora quella di riprendere quello che avevo fatto, ovviamente, salvo poi scoprire che sarebbe stato ancora molto complicato, proprio perché per certi versi era un'idea molto efficace, ma aveva diversi punti di debolezza. Così poi, essendo appunto così coinvolto in tutto questo mondo, ho capito che la condivisione di fotografie e mobilità era uno dei trend più importanti. Sì. Ok. E dico che c'era molta attenzione e quindi ho deciso di provare in questo ambito. Quello che abbiamo fatto fondamentalmente è guardare a tutte le realtà che stavano nascendo. Che stavano nascendo su web a livello di applicazioni, capire i loro punti di forza, i loro punti di debolezza, e fondamentalmente abbiamo capito che molte di queste, tra cui la più famosa Instagram, fondamentalmente connette persone che si hanno già nel proprio network, no? Perché Instagram funziona anche praticamente: io cerco i miei amici di Facebook piuttosto che i miei following di Twitter, mi connetto a loro, condividiamo le foto, salvo poi avere il tab popular, dove ci sono una novantina, mi pare, se non ricordo male, di foto selezionate, diciamo, come popolari, e quindi quella è l'unica visibilità che si ha sul resto del mondo. Noi abbiamo voluto mescolare un po' le carte in questo senso. Con Corso 12 volevamo creare un network dove le persone, semplicemente condividendo una foto, potessero farlo con il mondo intero e quindi farsi vedere da tutti gli utenti di questo network. E quindi la funzione principale, che da subito è stata apprezzatissima, è proprio il nostro bacheca mondo, dove scorrono tutte le foto del mondo in tempo reale, e ha dato prova di essere veramente efficace. Mi ricordo un utente che ha postato una volta una foto dicendo: ho 10 persone che mi seguono, e su Instagram ci ho messo 18 settimane, su Corso 12 ci ho messo 18 ore. Quindi erano in grado di avere una visibilità pazzesca, e ha scoperto anche un risvolto poi strano, che era quello che le persone, a differenza di ciò che accade su Instagram, non cercavano uno scatto ricercato, un particolare, una cosa più, ma facevano semplicemente foto di se stessi, alle volte anche molto così forti, perché volevano farsi in qualche modo vedere e volevano dire: ok, questo sono io, chi vuole parlare con me? E quindi così è iniziata poi l'avventura di qui. Sostanzialmente è un quindi, scusami, sei vicino a un sito di dating? Non mi piace dirlo, però ogni tanto lo dico, nel senso che sì, la gente su Corso 12 è lì per incontrare nuovi amici. La cosa bella è che mi hanno riportato alcuni di essersi conosciuti, di essersi incontrati, addirittura di essersi fidanzati, dopo essersi incontrati per la prima volta su Corso 12, ed è bello. Non è un sito di dating, è un sito dove le persone postano una foto e dicono: sono io, chi vuole parlare con me? Senti, scusa, Corso 12 da dove viene come nome? Corso 12 voleva e vuole ed è piaciuto molto avere una marcata italianità, no? E il nome Corso 12 richiama un po' un numero civico, quasi, una via con un numero civico, perché Corso 12 vuole essere un luogo virtuale diffuso in tutto il mondo dove le persone si incontrano. Ma il 12 piaceva, corso è un bel nome, perché corso richiama il corso, la via, la strada dove le persone si incontrano, dove ci si scambia gli sguardi, semplicemente si vedono delle facce nuove, e quindi abbiamo deciso di chiamarla così. Senti, tu sei fondatore da solo, quindi tu non sei in team, diciamo, tu sei da solo in questo momento. Sì, poi no, poi l'ho costruito, ho coinvolto altri ragazzi con me che stanno lavorando a questo progetto a tempo pieno, e quindi il team è venuto quasi quasi subito. Parliamo ancora un attimo un po' del prodotto. Allora, quanti utenti avete finora, diciamo? Quando è uscita sullo store l'applicazione, che è un'applicazione per iPhone, no?
Sì, noi siamo usciti a luglio con l'applicazione, con la versione 1.0 dell'applicazione e siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo avuto da subito una buona crescita. E attualmente abbiamo fatto circa 160.000 download e gli utenti da subito si sono mostrati molto, molto interessati a questa nuova dinamica di condivisione di fotografie. La cosa bella è che, magari adesso c'ho anche il dato aggiornato, siamo in 124 paesi al mondo, che sono tanti, perché poi siamo molto forti nel Far East, siamo molto forti anche nel nord dell'Europa. Ed è molto molto diffusa, no? E quindi capita di vedere una foto del Giappone, una foto della Thailandia, una foto dall'America, una foto dall'Australia, e quindi molto bello. E quanti sono, se puoi dirlo, gli utenti invece attivi effettivamente sulla piattaforma, sul servizio? Attualmente sono circa, si parla di circa. Dovrei vedere l'ultimo dato, qualche decina di migliaia. Ok, beh, quindi diciamo la redemption è buona, diciamo, e poi Sì. ovviamente su un numero, diciamo, di download è fisiologico che non tutti poi continuano a utilizzare l'applicazione dopo che l'hanno scaricata, insomma, Sì, giustamente. l'applicazione free di solito viene scaricata molto alla leggera, quindi c'è chi si iscrive anche solo per dare un'occhiata, poi abbandona. La Esatto. cosa molto bella è che l'utente fidelizzato è molto attivo e fa una grande attività. Quindi ora, adesso, quello che vediamo nel futuro sono solo delle azioni di marketing mirate per far crescere la base utenti. Soprattutto perché forse all'inizio non eravamo stati poi così chiari nel trasmettere il tipo di messaggio, no? che volevamo. Adesso il nostro payoff è molto chiaro perché è Snap Your Life, Meet New Friends. E quindi è molto chiaro il messaggio. Forse all'inizio poteva essere un po' frainteso con altre applicazioni analoghe e quindi così. Con la 2.0 che abbiamo lanciato a dicembre, fine novembre, che è una rivoluzione, che è l'applicazione che c'è ora sullo store, che è molto molto bella, molto completa e molto semplice, c'è stata un po' una rivoluzione e le cose sono cambiate molto. Senti, allora, tu fai questo, diciamo, percorso di avvicinamento, ritorniamo adesso dal prodotto invece sull'imprenditore. Fai questo percorso di avvicinamento ad una donna, a un certo punto, come dire, gli presenterai un progetto, un'idea, qualcosa, insomma. Sì. E lui dice, ok, vieniti a fare 3 mesi. Non lo so, insomma, come avviene l'interlocuzione? Poi Riccardo Sì, è uno di poche parole, non so Maurizio. no, sono entrambi veramente bravi perché è una possibilità pazzesca quella che ti viene data, veramente pazzesca perché non, io che avevo vissuto sulla mia pelle la prima esperienza di essere solo qui è una cosa diversa. L'approccio è molto, molto informale ed è questa la cosa bella ed è molto diretto, nel senso che quando fai una cosa buona è chiaro e anche quando fai una cosa meno buona è chiaro. Credo che in farm si valuti sì l'idea che è importante, però l'idea non è così importante come poi la persona che la porta avanti. E in questo non voglio dire che io sia in qualche modo una persona valida per portare avanti l'idea, però sicuramente ci vuole una bella visione attorno a quello che si fa e tanta tanta tenacia perché poi alla fine, per esempio, io faccio sempre questo esempio qua che è stupido, no? Facebook non ha inventato social networking, social networking l'aveva inventato qualcun altro prima di Facebook, Certo. MySpace stessa, e bisogna fare le cose meglio e riuscire a costruire un pacchetto intorno al prodotto che si crea, tale che trovi il favore poi alla fine degli utenti. Non è nemmeno la condivisione di foto, non è un'idea così innovativa, non è niente di straordinario. È poi l'esecuzione che conta, è quanto una persona riesca a creare intorno ad un'iniziativa
un team di persone valido e riesca a insieme a queste persone a creare un prodotto che effettivamente piaccia. E penso che questo sia quello che valutano di più Riccardo, Maurizio, tutto il team di Farm, che sono veramente molto bravi. E essere qui è una fortuna, secondo me, pazzesca, perché oltre ad avere persone che ti sostengono economicamente in quello che fai, cioè io posso prendere, andare in ufficio da Maurizio, da Riccardo, da Vladimiro, che poi è un altro socio partner di H Farm ed è parte proprio della nostra iniziativa, sono tutte persone che hanno un'esperienza pazzesca chi in ambito imprenditoriale, poi ci sono altre persone che hanno più esperienza in ambito, che hanno avuto un passato manageriale importante, e andare da loro e chiedere consigli proprio come fossero qui, come fossimo noi qui i ragazzi del team, e non solo. E poi ci portano qua ogni giorno un sacco di persone che vengono a visitare la struttura e ce le portano qui in ufficio, noi parliamo un po', scherziamo, gli facciamo vedere il nostro prodotto e poi nascono delle cose da fare magari insieme ad altre persone molto molto belle. Senti, non essendo tu un programmatore, a un certo punto hai dovuto prendere dei programmatori. Esatto. Dei grafici, degli esperti di user experience. Esatto. Come avviene questo processo? Ma conoscenze, molto molto anche qui, molto semplice, tramite amici, conoscenti, così. La cosa bella di un'idea è che bisogna parlarne, e parlarne sempre, non avere l'approccio di volerla tenere così chiusa, perché poi parlandone si trovano altre persone che possono portare del valore, ed è anche questo che è poi l'approccio che uno startup deve avere, parlarne con altre persone per poi trovare qualcuno che in qualche modo condivida con te questa cosa e voglia tuffarsi in questa, che comunque io vivo ogni giorno come un'avventura. So che potrà essere un successo, so che potrà finire presto, e bisogna averlo sempre ben chiaro e provare a coinvolgere persone semplicemente per affinità di modo di vedere queste cose e per interessi. Così è stato. Come organizzate il lavoro? Cioè, quindi, innanzitutto il team l'hai messo in piedi tutti quanti insieme, o prima hai trovato uno, poi l'altro, poi diciamo a passaggi? A passaggi, sì, sì. E, ovviamente loro sono dei collaboratori, diciamo, dipendenti o comunque collaboratori stipendiati, non sono soci, sì, quindi è personale retribuito, tuoi coetanei, immagino, grosso modo. Sì. Come lavorate? Cioè, come si svolge la giornata di corso 12? La giornata inizia solitamente noi qui arriviamo verso le 9:30, non proprio prestissimo. Anzi, 9:30, io sono quello che arriva sempre per ultimo, quindi diciamo che assegniamo dei task, cioè noi abbiamo delle milestone da raggiungere, e che sono identificate con il numero di versione dell'app. Uh-huh. E per ogni versione facciamo un brainstorming in cui decidiamo insieme quali feature e quali cambiamenti fare. Noi abbiamo strutturato un nostro diciamo gestionale di tutte queste cose, dove stabiliamo tutte le cose che sono da fare, definiamo dei tempi che poi inevitabilmente vanno lunghi perché ci sono sempre gli imprevisti, le cose, però cerchiamo di essere abbastanza fedeli in questo. E poi il lavoro si svolge semplicemente via via, sviluppando le funzionalità fino al raggiungimento della versione. Per esempio, noi adesso siamo sullo store con la versione 2.0.5 e adesso stiamo sviluppando la 2.1, che stiamo testando ora e sarà nello store nei prossimi, cioè la invieremo a Apple nei prossimi giorni. Quindi poi dopo la 2.1 decideremo se sarà una 2.2 o se sarà una 3.0, e in base a quello poi fissiamo tutte le cose da svolgere. Per la verità finiamo sempre molto tardi la sera, però poi, perché anzi, dire la verità, è poi una cosa che non si ferma mai. La cosa strana di questo tipo di lavoro è che io ho provato anche appunto a lavorare in famiglia, alle 8 di sera non ti chiama più nessuno, nel senso che poi tutti smettono, staccano, così. Invece, avendo gli utenti su tutti i fusi orari a tutte le ore del giorno, l'imprevisto è dietro l'angolo, così capita che ci si svegli di notte o che ci si chiami alle 2, si lavori dalle 2 di mattina fino alla mattina seguente, proprio perché magari ci sono dei problemini, delle cose da risolvere, delle cose urgenti,
che implicano che comunque tu sia sempre attivo. E in che direzione state andando? Cioè oggi è una, cioè, io diciamo, vedendo l'applicazione, c'è la condivisione delle foto, c'è la messaggistica, che cosa state potenziando? Soprattutto, come fate a decidere qual è la feature successiva? Cioè ascoltate gli utenti, avete feedback da loro, cercate di capire come la stanno utilizzando, se ci sono dei... qual è il processo? Molto, ascoltiamo molto gli utenti perché sono, i loro consigli sono preziosissimi. Io faccio un grande lavoro da questo punto di vista nel dialogare con loro, ci mandano spesso molte mail, banalmente c'è qualcuno ogni tanto che ci vuole disiscrivere, per ora il processo di cancellazione dell'account è gestito via mail. Mm-hmm. E quando questa persona magari mi scrivono, io chiedo sempre come mai, se possono, se vogliono dirmelo, perché tutti i suggerimenti che ci hanno dato loro, oltre a valere il fatto che uno dice ah no, ma allora se è così resto, ci aiutano anche a capire dove vogliono, cosa vuole il nostro utente, perché poi alla fine quando si fa le startup così web, è successo anche a noi, tu pensi di andare in una direzione, in realtà è la community poi che ti guida, e saperla ascoltare e saperla secondare è uno probabilmente dei segreti per portare una startup a successo. E poi siamo noi con la nostra creatività, con la nostra, diciamo, vivendo l'app, che magari troviamo delle nuove soluzioni che possono essere migliori, facciamo dei miglioramenti magari a soluzioni già esistenti, e quindi in questo senso stabiliamo poi tutte le cose che vanno via via sviluppate per le varie versioni. Senti, fronte invece proprio societario, no? Quindi nel momento in cui decidete di accettare la proposta di H-Farm e quindi di essere incubati in H-Farm, che cosa succede? Beh, si firma, immagino, un contratto con H-Farm. Bisogna fare una società? Sì, ogni startup è una società, una SRL partecipata dai fondatori e da H-Farm. Ok, quindi si va materialmente al notaio, si costituisce la società e H-Farm mette 30.000 euro per i primi 3 mesi di attività, no? Sì. In questi 3 mesi voi avete sviluppato, quindi se voi siete usciti a luglio vuol dire che siete entrati in primavera dell'anno scorso. Sì, prima circa marzo, aprile. Mm-hmm, ok. È complicato, è lungo, è fastidioso, no. Liscio. No, proprio no, la cosa bella, ecco, un'altra cosa molto bella dall'esperienza precedente è che qua non ci dobbiamo preoccupare di nulla se non di sviluppare il prodotto. Prima avevo i problemi del commercialista, la contabilità, le fatture, tutte queste cose qui non esistono più. L'assistenza legale, tutto fa tutto Farm. Noi non dobbiamo pensare a nulla di questo, noi dobbiamo solo pensare al prodotto, agli utenti, a come crescere e a dove andare, tutto il resto non c'è. Finiti 3 mesi, avete fatto, immagino, un avanzamento, qualcosa, detto ok, siete stati bravi, avete raggiunto, immagino che ci fossero degli obiettivi in qualche modo da raggiungere. Come si decide il fatto che H-Farm mette degli altri soldi dentro e continua nell'investimento? Sì. Praticamente, sostanzialmente quello che vuole valutare Farm è quanto si sia in grado di creare un prodotto interessante, no? Che poi è sempre difficile portare un prodotto sul mercato e farlo accogliere di buon grado dagli utenti, però si può capire già dall'inizio se la strada che si è intrapreso è interessante. E quindi alla fine Farm, diciamo che è molto informale poi questa cosa qui, perché accade poi anche cammin facendo, stati di avanzamento vari, e decide se comunque il prodotto che si sta creando è interessante, quindi valga la pena continuare nell'investimento, o se invece il prodotto non sia interessante. E che poi è difficile fare un prodotto non interessante qua, perché cioè,
hai talmente tanti input che sono poi validi e importanti, che solo se non ascolti, io sono uno estremamente testardo, però cioè, devi essere molto più testardo di me per non cogliere tante cose e non creare qualcosa che poi effettivamente sia figo. Ok, secondo passaggio, quanto hai investito in Pharma? Beh, per adesso l'investimento totale su corso 12 è di circa 100.000. Ok, e che vi permette di andare avanti, crescere, acquistare base utente, voglio dire, ormai il prodotto c'è, è un bel prodottino, in questo momento immagino che il passaggio successivo sia appunto, come dicevi anche prima, scalare, cominciare a crescere, eccetera, e poi fare un ulteriore passaggio di dimensione, no? Cioè oggi sì. Il concetto l'hai provato, il prodotto c'è, a questo punto devi passare a milioni di utenti fondamentalmente. Esatto, quello che noi adesso stiamo facendo è prepararsi a questo, perché abbiamo in programma una campagna di marketing prevalentemente online, anche se stiamo valutando anche delle iniziative offline, perché a me piacciono molto e ci credo nella possibilità di portare le app fuori dall'online con delle iniziative che coinvolgano le persone anche offline. E quello che dobbiamo fare ora, che abbiamo un bel po' di early adopters che ci hanno già messo la prova e che continuamente lo fanno e che quindi ci fanno vedere i punti di debolezza, no, della nostra piattaforma, certo, è correggere tutti questi punti di debolezza, creare qualcosa che sia in grado di scalare grandi numeri e poi iniziare a fare investimenti mirati per poi fare il salto di qualità. Che fai tra tre anni mi sembra... Ma insomma, tra tre anni che fai? Tra tre anni spero che spero di poter guardare con orgoglio Corso 12 intanto, e che sia diventato quello che per ora è solo nei miei e nei nostri sogni. E poi non lo so, cioè il mio sogno sarebbe comunque quello di farne altre, di cose di questo tipo. Questa è la seconda. E spero che vada molto bene e che poi possa farne altre. Sicuramente vorrò rimanere qua perché qua è bello e poi si incontrano un sacco di persone interessanti che hanno delle idee pazzesche. Cioè, vuoi continuare a fare startup dentro Edge Farm? Sì. Prima o poi ti caccia, Don Omero, scusa. Sì, sì. Ma magari trovo un altro posticino. Non lo... Qua si sta bene, qua si sta veramente bene. No, adesso magari potrà suonare ovvio che io lo dica, però chi viene capisce poi che effettivamente è così, non sono false lusinghe, anche perché non servono, ma qua si sta veramente bene. Ok, senti Massimo, ti ringrazio molto, e intanto bocca al lupo ovviamente per Corso 12, spero che ci sentiremo tra un anno e mi direi cose meravigliose della crescita di Corso 12. Spero numeri a 6 cifre in termini di e di a 6 zeri in termini, esatto, di. Va benissimo, okay. Ti ringrazio allora, in bocca al lupo. A te, ciao Nicola, grazie. Ciao.